Siamo con i protagonisti, i padroni di casa, Gianni Morandi, Valerio Mastandrea e il regista Edoardo Gabriellini. Innanzitutto voglio cominciare dalla star, senza nulla togliere a Valerio, dato che per Gianni Morandi si tratta di una re-entry al cinema dopo quasi un Una trentennio. riesumazione possiamo dire. No, riesumazione No, è più mi piace carino, però. questa cosa, no, metaforicamente dico. Volevo sapere com'è andata questa esperienza, perché comunque fai un personaggio molto diverso da come ti conosce il grande pubblico, c'è un lato molto scuro nel tuo personaggio. Ma in questi anni di assenza mi avevano fatto un po' di proposte, ma qualche film, non so, tipo i cinepanettoni o cose del genere, però. Un po' perché cantavo molto, un po' perché non mi aveva incuriosito tanto partecipare a un film del genere, mentre qui sono stato un po' inquietato e anche un po' avvinghiato a questa proposta di Gabriellini e di Valerio, perché insieme sono venuti a propormi il film. E quando ho visto il tipo di personaggio, che era veramente qualcosa di diverso da quello che la gente si aspetta, ho pensato che poteva essere una bella sfida. A me piace fare delle cose un po' diverse, sempre di volta in volta. A volte ci si riesce, a volte no. Il personaggio mi piace molto, È è un un ex. personaggio che, tra l'altro, scusa se mi intrometto, ti potrebbe far perdere un centinaio di migliaia di fan proprio perché ha lato B già. Quindi è un modo per ricominciare nuovamente, dopo l'uscita del film, una nuova carriera, una nuova fase della carriera, no? Potrebbe anche succedere. Ma chi lo sa, magari, se come sono stato? Magari, Ero infatti. credibile, ero credibile. Come... Non sempre, però come puoi vedere, insomma. È uno di noi, Gianni, nonostante sono più di quanti? 60, se, no, 50 anni che io penso sempre che lui ha perso l'anonimato a 15 anni, che è una cosa di Violenza una davvero. violenza incredibile, reggere una cosa del genere. E io invece poi, trovando in lui una persona curiosa, soprattutto, più che umile, come tutti si vede che è una persona alla mano, però la curiosità rispetto a un lavoro che non faceva da 40 anni e il coraggio di fare qualcosa che veramente potesse infastidire chi lo ama per quello che è abituato a vedere, mi sembra un gesto di un coraggio quasi alieno, ecco. È un coraggio anche di non portare sul set quei 50 anni lì, ma arrivare come Sì, un come uno. bimbo, Sì. pronti, a Infatti disposizione, andava cambiato, insegnatemi. poi ogni tanto c'aveva tre poppate al giorno, però sono andato. Ecco Edoardo, com'è stato avere sul set Gianni Morandi? Noi tutti siamo cresciuti, insomma, con lui, con le sue canzoni. Trovartelo davanti, doverlo dirigere, poi lui comunque nasce, è un cantante principalmente. Come ti sei rapportato a lui sul set? Cantando, io davo istruzioni cantando a lui, lui mi riprendeva sul bemolle e io chiarivo il punto dove doveva arrivare. No, è stato semplicissimo perché, ripeto, la sua curiosità e apertura e disponibilità è stata tale per cui abbiamo parlato a lungo del personaggio prima di andare sul set. E quindi tutta una serie di nodi più ostici si sono praticamente sciolti in corsa, anche grazie ovviamente all'aiuto degli attori con cui lui recitava, che Vabbè, hanno adesso ma... facilitato tutto un po'. Che cosa? Sì, no, ma avete messo nel mezzo come se E fossi io la in star più, del film. e in Sempre più, protagonisti e sono gli in più altri. probabilmente lui mancava da, come dicevi, 30 anni dal cinema per motivi ingiustificati, perché io credo Ma che oddio, un motivo ci sicuramente. sarà, C'è sempre un come per motivo. tutte le cose c'è sempre un motivo. Però certo, ne parliamo come se fosse C'è la star qua nel mezzo, l'avete È messo. tra la star e il bambino che ha bisogno dell'accompagno, Invece i eh. protagonisti del film sono Valerio e Elio Germano, naturalmente, Anche con lui e Valeria Bruni Tedeschi, Valerio insomma. Bruni Tedeschi. Sì, è un film corale. Valerio, Sì. negli ultimi 2 anni ti abbiamo visto spessissimo al Mi cinema, dispiace, con sì. molto Ti piacere. ringrazio. Negli ultimi 2 mesi sei protagonista praticamente di 3 film. Sì, porca. Dove hai trovato il tempo di scrivere una sceneggiatura? Tra l'altro mi sembra che sia la prima volta che lo fai, se non ricordo Sì, forse male. anche l'ultima, no? Nel senso che poi è una firma, diciamo, che a me costa molto per il pudore. Non è che l'ho proprio scritta questa sceneggiatura, diciamo che l'ho vegliata, assistita, mi ci sono confrontato per tanti anni, perché è un copione che fu scritto la prima volta 5 anni fa,
il film fu pensato 6-5 anni per scrivere la sceneggiatura e per trovare una, insomma, tutte le convergenze giuste per mettere in piedi una cosa del genere, poi l'ho firmata. Non mi sono pentito di averla firmata, però riconosco che quello è un mestiere che... cioè, io sono un attore, mi devo arrendere a questa cosa. Non ti sei trovato a tuo agio con la scrittura? Sì, è una cosa che mi piace da morire, e da attore ti dico anche che per me le sceneggiature sono la base di tutto proprio, quindi figurati se manco di rispetto, però mi dispiace per gli sceneggiatori professionisti che ho firmato, perché comunque ci abbiamo lavorato tanto, soprattutto nell'ultimo periodo. Dammi una mano, fammi uscire da questo impasse. No, come è stata questa? Mi piaceva vederti ogni tanto un po' in impasse, è divertente, che è che lo si becca spesso. Come è stata questa collaborazione per la sceneggiatura? Noi ci conosciamo da un bel po' di tempo, per fortuna o purtroppo, e ci dicevamo da un po' di che era figo lavorare insieme. Proprio così, eh? Sarebbe figo lavorare insieme. Sì. Cose... No, abbiamo letto insieme una cosa, ci è piaciuta, abbiamo cominciato a parlarne, e quando io ho cominciato a avere un'idea di un film, il primo con cui pensavo ad alta voce come pungible è stato Valerio, che ovviamente non era silenzioso perché si è visto tanto chiacchiera, e quindi era uno stimolo continuo, un aiuto continuo. Poi l'ultima fase ci siamo confrontati con l'ultima versione della sceneggiatura in maniera un po' più... Sì, perché il film è stato scritto con Michele Pellegrini e Francesco Cenni, che sono due sceneggiatori veri di professione, poi che lui abbiamo messo mano all'organizzazione, diciamo. Senti, un'ultima domanda. Se per Gianni forse c'è ancora il cinema nel futuro, per te ti vedremo mai dietro la macchina da presa? Ah, credevo a Sanremo a presentare, se volevi fare su del potrebbe tuo... anche no. Dietro la macchina da presa? Sì. Non lo so, è una domanda che mi fate spesso, credo anche perché ne avete ormai, diciamo, le scatole piene di vedermi davanti, però non lo so. No, sembra un passo naturale. Un passo naturale? Dalla sceneggiatura vuoi... alla regia? No, adesso, ti ho già detto che la sceneggiatura mi imbarazza, figuriamoci la regia. Però l'edicola? Apri un'edicola. Beh, l'edicola, magari sì. No, però vediamo, non lo so, se ci sarà qualcosa da raccontare e la voglia, uno... non so se ti chiamo, però un provino te lo faccio, va bene?